Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. È l'intenzione del governo, secondo quanto emerge dalla giornata di oggi e dalla riunione con regioni e enti locali. Dalla zona rossa nazionale saranno esentate le regioni che in quel momento si troveranno in zona bianca. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe ribadito tra le nuove misure che nei giorni 3, 4 e 5 aprile per le festività di Pasqua disponiamo di una zona rossa di carattere nazionale, naturalmente eccetto le regioni in zona bianca. Le nuove misure restrittive anti-Covid all'esame del governo saranno valide quindi dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapelato dalla riunione. Subito dopo l'incontro ci sarà un Consiglio dei Ministri nel quale verrà approvato il decreto legge, non un DPCM, per le nuove misure anti-Covid. Il Premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere tutto il Parlamento ed avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo, ha dichiarato il ministro Maria Stella Gelmini, secondo quanto si apprende proprio dopo l'incontro con gli enti locali. Visita del Premier Mario Draghi al centro vaccinale di Fiumicino, situato nei pressi dell'aeroporto Leonardo da Vinci. Poco prima del Presidente del Consiglio al centro sono arrivati anche il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Ascoltiamo proprio il Premier Mario Draghi. Questa è la mia prima visita in un sito vaccinale. È stata una visita breve, ma veramente bella. Mi è venuto in mente una cosa, che insomma, queste ragazze, questi ragazzi che lavorano come volontari oppure in, come dire, in forma permanente, hanno reso questo che è un luogo medico, in realtà un luogo di speranza, perché entrando qui si capisce che ne usciremo e ne usciremo grazie a voi e grazie a tutti coloro che faranno questa campagna vaccinale, aderiranno a questa campagna vaccinale. Si ha la sensazione che, insomma, se ci sono delle strozzature nella logistica, non sono qui. Si ha la sensazione che c'è una mobilitazione, come dire, collettiva, fondata proprio sulla solidarietà e sull'entusiasmo. Quindi vi ringrazio, prima di iniziare la parte, come dire, più formale, più letta di questo incontro. Tanto voglio ringraziare prima di tutto la Croce Rossa Italiana, Aeroporti di Roma, la Regione Lazio per i record che stabilisce e l'Istituto Lazzaro Spallanzani che hanno contribuito ad allestire questo centro vaccinale. Un grazie anche all'ingegner Rita Delfio, al dottor Valerio Mogini che mi hanno accompagnato durante la visita e un grazie al Ministro Speranza per tutto quello che ha fatto finora. A voi, come a tutti i medici, gli infermieri e i volontari che lavorano instancabilmente in tutti i presidi sanitari d'Italia, va la profonda riconoscenza mia e di tutto il Paese. A più di un anno dall'inizio dell'emergenza sanitaria ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi. Nell'ultima settimana si sono registrate più di 150.000 nuove infezioni, a fronte delle 130.000 quasi 131.000 della settimana precedente. Ora l'incremento dei ricoverati positivi al virus è stato di quasi 5.000 persone, il numero dei pazienti in terapia intensiva è cresciuto di oltre 650 unità. Questi dati, queste cifre ci impongono la massima cautela. Dobbiamo limitare il numero dei morti e impedire la saturazione delle strutture sanitarie. Il ricordo di quel che è accaduto la scorsa primavera è vivo e faremo di tutto per impedire che possa ripetersi. Sulla base dell'evidenza scientifica, il governo ha adottato oggi misure restrittive che abbiamo giudicato adeguate e proporzionate. Lo abbiamo fatto con un decreto legge che vedrà il Parlamento pienamente coinvolto nella discussione. Le nostre scelte sono state condivise più volte nella conferenza Stato-Regioni, nello spirito di massima collaborazione tra i diversi livelli dell'amministrazione. È importante che questo avvenga perché senza una collaborazione si perde entusiasmo in questa che è una battaglia comune, una battaglia collettiva.
Continuiamo a parlare di Covid. Sono 26.824 i positivi al test del coronavirus in Italia oggi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri erano stati 25.673. Le vittime invece sono 380, ieri 373. Sono stati effettuati 369.636 tamponi molecolari antigenici per il Covid, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i test invece erano stati 372.217. Il tasso di positività odierno è del 7,2%, ieri del 6,9%, quindi oggi in aumento dello 0,3%. Sono 226 gli ingressi in terapia intensiva, il saldo tra ingressi e uscite è di 55 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono invece 2.914 persone. Nei reparti ordinari sono invece aumentati i pazienti di 409 unità rispetto a ieri, portando il totale così a 23.656. Passiamo anche alla situazione in Campania. Sono 2.644 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, 335 identificati da test antigenici rapidi, di cui 1.607 asintomatici e 702 sintomatici, a fronte di 22.066 tamponi, 3.610 dei quali antigenici. Sale all'11,9% la percentuale dei contagi. Il dato dell'unità di crisi della regione porta il totale positivo a 298.233, su un totale tamponi pari a poco più di 3.200.000. I deceduti sono invece 29, 20 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, e portano il totale a 4.632 dall'inizio della pandemia. Parliamo anche dei guariti, che sono 1.418 per un totale di 198.697. Infine il report dei posti letto su base regionale, offerta pubblica e privata. Dei 656 posti letto di terapia intensiva sono occupati 149. Dei 3.160 posti di degenza, compreso quelli privati, ne sono occupati 1.502. Ad analizzare la situazione con un focus ovviamente sul Covid, ma anche sui vaccini, il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ascoltiamo un estratto. Cari amici, come del tutto evidente, l'Italia è entrata, secondo le previsioni, in pieno nella terza ondata dell'epidemia Covid. Ormai ci avviamo ad avere un paese che è tutto in zona rossa. Per quello che riguarda noi in Campania, già ci siamo, continuiamo a registrare un numero di positivi al giorno che è estremamente elevato, ancora ieri 2.700 positivi in più, con quasi 500 positivi sintomatici. Se nell'ambito di questi 500 soltanto un 10% richiede il ricovero ospedaliero, voi capite che dovremo liberare ogni giorno 50 posti letto in più nel nostro sistema ospedaliero. E dunque abbiamo una situazione che è estremamente seria, reggiamo ancora con le degenze, reggiamo con i posti letto disponibili in terapia intensiva, ma è assolutamente necessario bloccare la crescita del contagio, altrimenti diventa inevitabile nel giro di non più di 10 giorni dover chiudere altri reparti per accogliere pazienti Covid. Questo è il problema quando si decide di chiudere l'Italia. Lo si fa per impedire che ci sia la saturazione totale dei posti letto di terapia intensiva, per impedire che non ci sia più neanche un posto letto per ospitare un paziente Covid. E dobbiamo cominciare a entrare nell'ordine di idee che i nostri comportamenti devono diventare simili a quelli di febbraio-marzo dello scorso anno. Si sta in casa. Si sta in casa quando non è assolutamente indispensabile, per ragioni di lavoro o per ragioni sanitarie, andare fuori casa.
ma dobbiamo cominciare a entrare in quest'ordine di idee, altrimenti non ci capiamo. Non è ancora chiaro a tanta parte dei nostri concittadini che siamo in guerra. Siamo in guerra. Perché quando cominci ad avere 25.000 positivi in Italia e ogni giorno 400-500 morti, vuol dire che siamo in guerra. Siamo in una situazione per la quale ormai, vorrei dire quasi in ogni condominio, c'è un nostro concittadino che muore. Un numero seriale apparentemente anonimo che allarma tanti vaccinati in tutta l'Italia, decine di migliaia di dosi già somministrate, altrettante ritirate prima di essere inoculate. Aumenta con il passare delle ore il rischio che la psicosi prevalga sulla fiducia. Dopo i 3 casi sospetti dovuti alla morte di persone che da poco si erano vaccinate con il siero di AstraZeneca. Sotto osservazione in particolare l'otto incriminato che riguarda complessivamente 500.000 dosi commercializzate sia in Italia che in Europa, di cui è stata sequestrata da Enas la parte non ancora utilizzata. Quella partita di vaccini era stata destinata in gran parte al personale scolastico e alle forze dell'ordine, soprattutto la scorsa settimana, all'inizio di questa, ma dopo la notizia dello stop disposto dall'Agenzia Italiana del Vaccino, però la reazione a catena dei dubbi ha raggiunto in poche ore i centralini dell'ASL e i centri vaccinali di tutta Italia, con centinaia di telefonate in diverse regioni. A chiamarci sono i pazienti fragili che chiedono di essere rassicurati anche sulla somministrazione del vaccino Pfizer, oltre a varie richieste di annullamento in generale o gente che chiede semplici informazioni. Non sappiamo ancora quanta gente domani si presenterà per i vaccini, spiegano alcuni medici dell'Hub di Catanzaro. Effettuata intanto nei comuni di Napoli, nel quartiere Scampi e Mondragone, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito dei rifiuti provenienti anche da utenze domestiche, industriali e agricole, mirato alle discariche abusive secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento delle prefetture di Napoli e Caserta, le due questure e con le altre forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi della regione Campania nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi. L'11 marzo sono entrati in azione 32 equipaggi per un totale di 74 unità interforze nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e conferiti in modo illecito ai rifiuti, controllando se attività imprenditoriali e commerciali, di cui 4 sequestrate, 29 persone identificate, di cui 8 denunciate tra lavoratori irregolari, reidi illeciti ambientali, e 2 sanzionate, 16 veicoli controllati, 32.900 metri quadri di aree sequestrate, 640 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati, 3.200 euro di sanzioni combinate. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni, i reati contestati. Nuovo report anche per l'ASL di Caserta con riferimento al coronavirus. Nel bollettino di oggi, 12 marzo, sono 360 nuovi positivi al test, con 134 guariti e 5 decessi. Il numero di test processati è 2077 per un tasso di incidenza che schizza al 17,33%. Nel saldo complessivo c'è un aumento di 221 attuali positivi su tutto il territorio. Caserta fa registrare 545 casi attualmente positivi, restando il primo comune per numero di contagiati, segue Maddaloni con 444 e Aversa con 317. La situazione pandemica sul territorio di Santa Maria Vico è particolarmente delicata. Il sindaco Pirozzi ha deciso di provvedere con 2 apposite ordinanze per limitare ulteriormente la diffusione del contagio. Ascoltiamolo. Anche al comune vanno messe delle regole precise, per cui al comune di Santa Maria Vico si entra solo per motivi urgenti attraverso appuntamenti con i vari funzionari. Voi sul sito troverete, così come anche all'ingresso del comune, troverete i nomi dei dirigenti, i loro numeri di telefono o attraverso le mail potete contattarli e comunicare le esigenze che avete, per cui attraverso appuntamento potete comunque continuare a fare le attività che dovete fare. E questa ho emesso un'apposita ordinanza, la 65 del 9,
E poi ieri ho emesso un'altra ordinanza che tocca sicuramente più da vicino la nostra libertà, è la 67 del 10 marzo, la quale ordinanza ovviamente limita le uscite. Ovviamente noi dobbiamo uscire solo se abbiamo da fare delle cose urgenti e indifferibili. La nostra regione Campania, zona rossa, e per cui le limitazioni già vi erano. Noi abbiamo voluto, visto i fenomeni del fine settimana, nelle piazze, nei parchi, nei parchi giochi, la massima affluenza dei giovani e meno giovani, abbiamo ritenuto di intervenire vietando la sosta e la permanenza nelle piazze, nei parchi giochi e nelle aree verdi. Questo è un dato essenziale. Da stamattina la Polizia Municipale sta provvedendo a recintare queste aree proprio per evitare che ci siano possibilità di assembramenti e quindi di divulgazione del virus. Sul sito ufficiale del presidente della provincia di Caserta, Giorgio Maiocca, è stato pubblicato un aggiornamento sulla quota destinata agli interventi di manutenzione straordinaria per gli istituti superiori di terra di lavoro. La somma destinata è di 16.340.000 euro. Gli interventi di manutenzione straordinaria approvati riguardano i lavori di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e di nuova costruzione. Con questi prossimi interventi di manutenzione straordinaria daremo un'accelerazione al programma di ammodernamento e messa in sicurezza di tutti gli istituti superiori di lavoro, ha dichiarato il presidente della provincia, in modo da offrire alla collettività del territorio scuole più moderne ma soprattutto più sicure. Si tratta infatti di interventi tecnici destinati all'adeguamento sismico e alla messa in sicurezza di 6 istituti scolastici. Il patrimonio edilizio scolastico, ha concluso, deve essere custodito nel miglior modo possibile ed è per questo che tutti i nostri sforzi saranno ancora più indirizzati a valorizzarlo con infrastrutture e servizi quanto più adeguati, ponendo al primo posto sempre la sicurezza dei nostri ragazzi. Parliamo anche di sport, iniziamo dal Napoli. Gli azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento alla sfida di San Siro contro il Milan e sul punto è sempre più probabile il recupero di Lozano, come confermato dal suo entourage, anche se non per tutti i 90 minuti. Gattuso potrebbe optare per Osimhen al centro dell'attacco, ma Mertens resta il favorito. Dietro al belga, confermati Politano, Zielinski, spalleggiati da capitani Insigne. In difesa, ballottaggio tra Rachmani e Manolas per un posto al fianco di Koulibaly, Isai preferito a Mario Rui come terzino sinistro. A centrocampo Demme ancora favorito su Bakayoko. Lozano potrebbe far ritorno, ma siccome lungo De Gente soltanto dalla panchina. Pioli invece, galvanizzato dal punto conquistato ieri pomeriggio ad anni del Manchester United in Europa League, dovrà fare quasi sicuramente a meno di Rebic, ancora indisponibili Benasser e Zlatan Ibrahimovic. Ultima notizia di sport, ormai ufficiale, soprattutto una notizia che scuote tutto il mondo dello sport italiano e lo riporta alle sue origini, fatte di campioni e campionesse che per decenni hanno portato in alto il nome della nostra nazione in tutto il mondo. Valentina Vezzali infatti è la nuova sottosegretaria allo sport, decisa dal Consiglio dei Ministri, che ha proceduto nel pomeriggio alla sua nomina. La pluriolimpionica del Fioretto entrerà subito in carica. Non si tratta del primo caso di medaglia d'oro olimpica che assume la delega dello sport. Nel 2013 toccò a Josefa Idem, che ebbe lo stesso incarico del governo presieduto da Enrico Letta. Sono profondamente onorata per l'incarico ricevuto dal Presidente del Consiglio. È una sfida importante, ben consapevole che il momento stiamo vivendo è molto delicato. Mi riferisco soprattutto allo sport di base. Queste sono le prime parole di Valentina Vezzali, che continua. L'impegno, così come in pedana, sarà volto a onorare tutta l'Italia. Per questo sarà anche necessario supportare quanti si preparano ad affrontare sotto le insegne tricolori i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi in prima serata, infatti si continuerà a parlare di sport con Prima Serie A. Non mancate invece appuntamento a domani mattina con la rassegna stampa live di Teleprima. Buona serata.